Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo sul tavolo il nodo dei fondi UE per la ripresa post-Covid, forte intesa tra Conte e Macron e fuori dalle regole la pretesa di avere il veto sui piani di riforme dei singoli paesi, come vorrebbe l'olandese Rutte, afferma il premier italiano. Serbia, Montenegro, Kosovo entrano nella lista dei paesi a rischio, nuovo record di contagi quotidiani da coronavirus negli Stati Uniti, 68.400 nelle ultime 24 ore. L'India ha superato il milione di casi, secondo i dati delle autorità locali. Il Regno Unito accusa la Russia di voler rubare i progressi scientifici inglesi, americani e canadesi sul vaccino. La paralisi economica provocata dalla pandemia può aprire alle mafie prospettive di arricchimento e espansione paragonabili a ritmi di crescita che può offrire solo un contesto post-bellico. L'allarme è contenuto nella relazione semestrale della DIA inviata al Parlamento, nella quale un intero capitolo è dedicato proprio all'emergenza Covid.